Perché sono stato invitato dalla preside che conoscevo da tempo e perché io giro spesso nelle scuole, quindi a maggior ragione è stato bello venire qui. La memoria si deve nutrire di conoscenza, cioè bisogna conoscere ciò di cui si parla, ciò a cui periodicamente siamo chiamati a ricordare, a festeggiare e a rammentare. Quindi non stancatevi mai di sapere, di conoscere, che questa è la regola fondamentale per evitare che voi da adulti riproduciate i disastri che le nostre generazioni hanno fatto nella storia. Come mai avete deciso di dedicare la scuola alla memoria dei fratelli Cervi? L'intitolazione risale a un po' di anni fa e credo però di poter dire che la scelta sia stata proprio quella di cercare di tramandare, di far passare il ricordo di quello che è stato in una scuola, quindi come lo dicevo prima, come monito affinché non accada più. Non vi rimprovero, o figli, d'avermi dato tanto dolore. L'avete fatto per un'idea. Perché mai più nel mondo altre madri debbano soffrire la stessa mia pena. Cosa serve commemorare oggi un evento di 70 anni fa? Serve perché quello che hanno fatto ragazzi di 16, 17, magari anche più piccoli, 16, 17, 18 anni fa, ragazzi di quest'età hanno deciso che le cose non andavano bene e che bisognava cambiarle. Allora quelli lì hanno preso un'iniziativa che non gliel'aveva ordinato nessuno, non gliel'aveva detto nessun parroco, nessun sindaco, nessuno, e hanno deciso a un certo punto di fare delle scelte, scelte che hanno portato molti a morire. Molti nei campi di concentramento, parliamo di ragazzi di 18-20 anni, quindi non di gente adulta come me o come qualcuno magari un po' più giovane di me. E quindi siccome quei ragazzi hanno voluto dedicare la propria vita per costruire un'Italia diversa da quella passata, perché prima c'era un'Italia di dittatura, di fascismo, dove non si potevano fare certe cose, non si potevano usare certi, i blue jeans non si potevano usare, non si poteva usare la cicca americana, non si potevano fare molte cose, hanno deciso di cambiare l'Italia, il modo di vivere, il modo di rapportarsi con le persone. E quindi hanno deciso di fare, imbracciare anche il fucile e sparare contro i nazisti. I nazisti erano quelli che dicevano che c'è l'uomo perfetto, il tedesco, e gli altri uomini erano tutti di serie B o di serie C. Infatti li mandavano in Germania nei campi di concentramento e nei forni crematori. Quindi se oggi noi ricordiamo col 70 anni della resistenza e della liberazione, ricordiamo che c'erano quei giovani di 17, 18 anni, 20 anni, guardate l'età dei fratelli Cervi, guardate l'età dei partigiani, che è gente giovane che ha dato la propria vita per costruire un'Italia diversa. Oggi c'è bisogno di costruire un'Italia diversa o ci accontentiamo di quest'Italia? Domanda. Io dico di sì. E allora, proprio perché dobbiamo imparare da quelli, oggi serve ricordare e quindi celebrare questi fatti che sono successi 70 anni fa. Secondo lei c'è una partecipazione attiva della popolazione alla giornata odierna?
Sì, oggi mi sembra che ci sono state tante persone, è un momento di coesione per il quartiere. Questo è il fiore, la città, la città, la città.